Quanti anni hai tu? Io ho 24. E da quanto che sei in Italia? Una macchina per me! Io ho 24 nascita. Anni, dalla nascita che sono quelli più tardi. Io sono 50 anni qua. Sei presidente, vero? Sì, sempre. Prima eravamo residenti a Roma da piccoli con mio padre. Adesso siamo qua. Ma voi lavorate anche? Sì. No, perché qualcuno lavora, qualcuno disoccupato, io lavoravo un anno, adesso sono disoccupato. E i figli vanno a scuola? Sì, tutti. La mia verità. Sì, anche quelli piccoli, visto. Asilo, a scuola, tutti i bambini. Ah, bene. Tutti ce l'hanno terza media i bambini. Tutti quanti. Però quando veniamo le mattine li troviamo spesso qua. Alcuni sì, alcuni no. Quelli che sono abusivi, ma questi quali sono residenti vanno a scuola. Ah, voi siete regolari e quelli sono abusivi. Voi siete regolari e quelli sono abusivi. Vanno tutti a scuola, che abusivi, che regolari, vanno tutti a scuola. Anche i rumeni, anche i rumeni vanno tutti a scuola. Sono piene le scuole. E quando vi hanno detto che ve lo danno il reddito di cittadinanza? Tra due o tre giorni. Speriamo, tra un mese. Allora non sta dicendo la verità, perché non è tra due o tre giorni. E quanto? Tra un mese, due. Sì. Fa vedere il messaggio. Vuoi vedere il messaggio? Sì, sì. Tanto messaggio. E che ne hai tu, va? Allora vedi, Salvini è diventato bravo. Bravo, complimenti Salvini. Reddito di cittadinanza. 1800 euro ogni mese ci fa. 800? No. Ah, perché siete due. No, no, prendo 1800 euro su mia figlia. Salvini, grazie Salvini. È vero? Sto scherzando o ti prendo per no, 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 grazie. Sono il mio telefono con lo Samsung. Ma che non è, oh, mi Veronica sei tu? Sì, che non è la parte. Ari Lovis. Sì. La sua domanda di cittadinanza è stata ricevuta. Però non dice quando, però l'avrai. Ma l'avete fatto con un'associazione? Con l'Inps. Con l'Inps. E lui dice posta una domanda, ma una persona italiana che non ce la fa. Va a chiedere il reddito di cittadinanza. Ma se lo danno a te non lo danno a lei, a quella persona. E non lo so, cosa devo fare io? Io.